Connettiamoci competenze ed interventi di accompagnamento sui NEET. È il progetto promosso dal Comune di Salerno, soggetto capofila di un ampio partenariato, presentato stamani 3 ottobre presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno in conferenza stampa, alla presenza dell'assessore alle politiche sociali e giovanili Paola De Roberto e dei rappresentanti dei partner coinvolti. Il progetto, del valore di quasi 290.000 euro, si rivolge a circa 60 giovani inattivi in istruzione, in lavoro o in formazione, con l'obiettivo prioritario di accompagnarli in un percorso di crescita personale e professionale, mediante l'implementazione di 3 aree di intervento: educazione, lavoro e partecipazione attiva. L'obiettivo è fornire ai NEET strumenti, abilità e conoscenze per promuovere l'inclusione e la coesione sociale, attraverso opportunità di lavoro e o percorsi di crescita motivazionali e autostima, oltre ad intercettare nuovi bisogni attraverso una strutturazione di servizi informativi di comunicazione, counseling e sostegno. L'iniziativa è nata in risposta a un bando ANCI, Link, connettiamo i giovani al futuro, ed è cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili 2020-2021. Sì, è un nuovo progetto rivolto ai giovani, soprattutto quelli più fragili, che si aggiunge all'ampia progettualità che il settore politiche giovanili sta svolgendo per i ragazzi soprattutto. È una rete di 9 partner, tutti qualificati per offrire attività e servizi ai ragazzi e cercare di reinserirli nel mondo della formazione, nel mondo del lavoro e anche a volte nel mondo del sociale, della vita quotidiana, di intrattenimento ludico-ricreativo. Bisogna fare rete su un problema che soprattutto nel sud Italia è in crescita, anche nella nostra provincia tocchiamo percentuali tra le 30 e 35% di NEET e le istituzioni da questo punto di vista devono fare la loro parte. Ora, noi siamo uno dei 9 partner del progetto, ci occuperemo di 2 azioni fondamentali che poi vedrete indicate anche nelle slide di presentazione, che sono l'educazione e la partecipazione attiva. Fondamentalmente, noi andiamo ad intercettare questa, diciamo, nuova categoria dei NEET, che sono tutte quelle persone in difficoltà, in qualche modo non codificate, non certificate ancora. Per chi non lo sapesse, i NEET sono tutte quelle persone che non hanno lavoro e non studiano e non cercano lavoro. Si è aperta negli ultimi anni una forbice veramente notevole, di persone veramente anche insospettabili. Si potrebbe pensare che si tratti di quelle, come dire, sacche di povertà, delle grandi città, quindi nei quartieri periferici più degradati. In realtà siamo di fronte ad un fenomeno che coinvolge un po' tutte le classi sociali, cioè tante persone che in effetti sono soggette ad abbandono scolastico oppure, nonostante siano in possesso di un diploma, addirittura di una laurea, poi si perdono lungo questo percorso di vita. Non solo non riescono a entrare nel mondo del lavoro, ma fondamentalmente ne escono in una maniera talmente completa che finiscono in una sorta di limbo, di oblio dal quale si deve cercare, ecco, di tirarli fuori. Noi facciamo questi percorsi di counseling, però adesso è come se fossimo noi, chiaramente tutte le associazioni insieme al Comune, ad andarli proprio a cercare, cioè non aspettare che loro vengano da noi, ma saremo noi ad andare da loro. È un'opportunità per intercettare e riattivare i NEET, giovani che non studiano, non lavorano e quindi fornire degli strumenti per rimetterli, rintrodurli nel mondo del lavoro, della formazione. La cooperativa Filiderba nello specifico attiverà attraverso le proprie sedi sul territorio di Salerno uno sportello che offrirà informazioni e consulenze legate alla possibilità di cercare opportunità di formazione e di lavoro, consulenze in diritto di lavoro e attività di counseling attraverso degli psicologi abilitati che aiuteranno i ragazzi a capire proprio le aspettative future sia dal punto di vista dello studio che dal punto di vista lavorativo. Inoltre saranno realizzati una serie di laboratori sull'autoimprenditorialità e quindi la possibilità anche di creare attraverso
uno studio che partirà con un business plan e consulenze con, da parte di professionisti del settore, delle imprese, delle piccole imprese, no profit o profit.